Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo video tratterà su come superare la morte del proprio animale domestico. In fondo, chi è che ha un animale domestico che purtroppo è morto? Perché purtroppo gli animali domestici non sono come le persone, purtroppo hanno vita breve. Quindi è ovvio che se ne vanno prima di noi. E questa cosa porta tanta sofferenza, soprattutto se ci si è affezionati. Per chi non lo sapesse ancora, io ho perso da poco il mio animale, era un cane di razza, si chiamava Neve, se n'è andata di tumore all'improvviso e io ci ho sofferto tanto, tuttavia ci sono dei punti chiave che potrebbero aiutare perlomeno ad alleviare il dolore, perlomeno a me personalmente sta aiutando tanto, infatti se vedete i miei video precedenti, c'era un video proprio che io stavo in lacrime, ma proprio in lacrime, proprio il giorno stesso in cui Neve è morta, e guardatemi ora, cioè per dire che tutto si può risolvere un pochettino, anche se devo ammettere che mi manca, però non sento più quel dolore che sentivo quando è successo. Primo punto, dovete accettare la cosa come un evento naturale, perché purtroppo, detesto ammetterlo, ma per dire, oggi è toccata a Neve, domani tocca a me. Cioè perché tra tipo 60 anni ci scommetto che altre persone piangeranno la mia scomparsa e saranno tristi perché io non ci sarò più, ma è una cosa normale e naturale che succede a tutti. Purtroppo tutti prima o poi ce ne dobbiamo andare. Sperando che ci sia qualcosa dall'altra parte, purtroppo una cosa che non si riesce tanto bene a capire. Infatti, più in là vorrei fare un video sulla vita dopo la morte, anche se io non sono mai morta, ragazzi, però vorrei fare delle mie supposizioni, però magari vedo in questi giorni, mo concentriamoci su questo video. Secondo punto è pensare che ora sta bene. Allora, nel caso di Neve, non so se ve l'avevo detto oppure no, perché nel video dove ve ne avevo parlato che Neve non c'era più, praticamente io piangevo a dirotto, quindi non so se avete capito, se non avete capito, niente. Comunque lo dico, lei era rimasta paralizzata e aveva dei dolori lancinanti. Quindi in un certo senso è stato meglio così perché almeno non soffre più. Terzo punto, nel mio caso non è stato purtroppo possibile, però se vi è possibile, molto meglio, che vi dovete preparare poco alla volta al tragico evento, cioè quando per esempio il vostro animale domestico sta male e vi sta per lasciare, preparate poco alla volta a dirgli addio. Questa cosa vi può aiutare. Nel mio caso invece non è stato possibile perché, non so se ve l'avevo detto, però, il giorno stesso in cui noi abbiamo saputo cosa aveva il cane, se n'è andata. Cioè, neanche il tempo di pensare. Quando invece io conosco persone che avevano un cane morto di tumore, perché si sa, no, per i cani il tumore è micidiale, non è come con le persone che ti puoi salvare, c'è qualche speranza. No, il cane si prende il tumore e è finita. E praticamente queste persone, il cane, per esempio, oggi gli hanno messo. Gli hanno diagnosticato il tumore, tra 3 mesi è morto, non oggi stesso. Invece nel nostro caso ci siamo aperte, guardate. Quarto punto, avere tanta gente che vi dà forza. Questo per me è stato molto utile perché ho avuto un sacco di amici che mi hanno dato forza, praticamente dicendomi dai, pensa che adesso sta nell'arcobaleno, proprio cose belle che io porto nel cuore. Forse porterò nel cuore per tutta la vita. E poi ho anche il mio fidanzato che ancora una volta con amore, tempo e pazienza è riuscito a farmi tornare un pochettino il sorriso. Perché io non volevo festeggiare il mio compleanno, ma lui ci è riuscito, mettendomi praticamente qua la testa. Dai, festeggia, 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 dai, fallo per Neve, fallo per Neve. Lei vuole vedere tutti felici, alla fine io con la settimana di ritardo ho festeggiato, cioè, il mio compleanno, anche se solo con la famiglia per via di questi blocchi che hanno messo, che non posso vedere persone come ogni italiano che sta in Italia, quindi solo con la famiglia ho fatto qualcosina così, perché se no io volevo direttamente passare ai 29 anni, proprio i 28 non li volevo festeggiare. Questo per dire come è stato importante per me l'aiuto di altre persone, magari anche
di chi c'è già passato prima di me, magari. Quinto punto, e anche l'ultimo, però non è una cosa necessaria, non è una cosa che tutti fanno, però potrebbe aiutare anche a rendere felice un nuovo cucciolo. Praticamente perché questo? Allora, il nuovo cucciolo non deve andare a sostituire il cane che avete avuto per tanti anni, che purtroppo vi ha lasciati. Però magari il fatto di rendere felice un nuovo cucciolo, io penso che il vostro cane, se esiste qualcosa dall'altra parte, sarebbe felice che voi avete reso felice un nuovo cucciolo, perché ci sono un sacco di cani che stanno al canile, che praticamente soffrono perché non hanno una famiglia, vorrebbero avere una famiglia, però magari le persone, non tutti amano i cani, non tutti vogliono i cani, non tutti possono prendere un cane, quindi stanno tutti ammucchiati lì. Quindi voi dovete prendere un nuovo cucciolo con l'idea che non deve andare a sostituire il vostro cane. Quindi, nel mio caso, se io dovessi prendere un giorno un nuovo cucciolo, non andrà a sostituire Neve. Semplicemente avrò reso felice un altro cagnolino. Tutto qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Buonanotte e ci rivediamo prossimamente. Ciao ragazzi!